oggi poi lavoreremo sulla negoziazione. Comunque poi adesso mi sembrava carino ripartire con queste interviste fatte. Qui chi è che governa la macchina del computer? Venga, venga lei, perché io non saprei da che parte iniziare. Ok. Vieni Lucia, no, vieni. Eccetera. Quali sono i desideri, no? Non so, cosa sogniamo per i nostri figli, cosa sogniamo per noi mamme? Per noi mamme, cosa vogliamo? Si pensa sempre ai figli. C'erano scritte le domande o no? No, io no. Posso riprenderti? Domanda, però. Che cosa pensi che manchi in questo quartiere, sia per te che per i tuoi figli? La civiltà. A parte la civiltà, che là ci dobbiamo anche lavorare, soprattutto là. A parte questo, cosa pensi che manca per i tuoi figli nel quartiere? Lo so che... Tanto manca, Cosma, tanto. Tanto, però le cose principali che vorresti di più che ci fossero in questo quartiere? La sicurezza, pure. La sicurezza, parte la sicurezza. L'amore tra bambini, che ne so, anche tante questo. Cose, purtroppo l'elenco è lungo. Ma c'è un servizio in particolare? Pure, come che so, tanti campi da gioco, tante cose. Ma tu andresti mai via da questo posto? Sì. Perché andresti sempre a Taranto? È proprio una questione del quartiere o proprio di... Soprattutto per Taranto, però questione pure del quartiere. Per i bambini. Noi oramai siamo cresciuti, cerchiamo sempre il meglio per loro, no? Ma vorresti qualcosa che fosse proprio qua o vicino alla parrocchia? O cos'è che ti farebbe sentire più sicura per i tuoi figli? No, non ti preoccupare, resta tra di noi. Stiamo facendo un corso di formazione. E quindi stiamo facendo un'esercitazione, abbiamo bisogno di sapere, siccome dobbiamo fare poi un progetto, vogliamo sapere dalla gente che vive qui quali sono i bisogni e su quello lavorare. Ecco perché stiamo facendo l'intervista. Beh, dalle strutture, cioè che i bambini possono fare attività, quella è una cosa buona, come anche dopo scuola, tutte queste cose qua. Tipo nei laboratori, se venissero... istituti dei laboratori con sì, il coinvolgimento bambini e mamme, e mamme tutti, pure, come no? Cioè una compartecipazione. Sì. Per voi cioè, mamme potrebbe... cosa vorreste invece? Per voi mamme come vorreste qualcosa di qualche attività anche per voi che vi coinvolgesse con i vostri figli? Anche per esempio, un'attività che potresti anche. Fare con tuo, esempio, con tuo figlio, sì, con tua figlia. Beh, certo, anche. E per esempio? Non, è, cioè, non ci avete pensato mai? Sinceramente no, forse perché mi occupo. Partendo dalle abilità, cioè anche lavori manuali, quindi partendo dalle proprie abilità, cioè non sicuramente quello che sapete fare voi, quindi dei laboratori tipo la sartoria, la cucina, che ne so, quello che vuoi piace di più in cucina. Pasticceria. Che piace di più a te? Allora, vabbè, a me parrucchiere, cucire, tutto piace. Purtroppo siamo ragazzi che ci buttiamo dappertutto, ma se non c'è niente, non facciamo niente. Va bene. Grazie. Ciao. Non c'è. Ora è detenuto. E
poi il tempo così si è rovinato. Si è rovinato, i bambini hanno collaborato a rovinarlo e adesso è stato rifatto nei miglior dei modi. Ma ora recentemente, l'ultimo anno? Sì. Se guardi il colore, se guardi il colore, forse neanche un mese. Ah, ecco comunque il muore. Ci tengono moltissimo a queste cose. Ci tengono. C'è una devozione particolare per i santi. Dopo andarlo a cercare dentro una casa, no, però sì. Sì, guai, perché poi ti parlo, ti l'ho rovinato, devi fare un po' a posto, ma fare via, no? Ci tengono molto. Eravamo noi, la volta per la pioggia non riesci più, si rovina. No, dovevamo regalare noi uno. Tutto il carnevale mi ha fatto fuori quei bambini. E quando arriva al park, ci si ferma al centro sociale, salvo l'acquista, sapete come si chiama, e lì si fanno tipo stand gioco e ci si diverte il mondo. Quando c'erano le animatrici della ludoteca ci davano una mano, adesso ci dobbiamo un po' arrangiare, visto che non ci sono più. Ci saremo anche quest'anno per carnevale. Dai, io spero che torniate. Io comunque spero. Per carnevale vi daremo una mano comunque, sì, a livello di volontariato. Si va spesso fuori con la parrocchia, si esce dalla chiesa, no, no. Si va. Anche a Natale si esce, si porta Gesù Bambino, ci tengono che Gesù Bambino vada sotto le case, sotto i palazzi, e usciamo a portare la benedizione di Gesù Bambino con il parroco. L'anno scorso con i tre re magi con il cavallo. Sì, tutti e tre. Abbiamo fatto per esempio di Bene, guarda che io sono pulita, anche sporca, però non mi leccare molto. E siamo usciti, mi fate per esempio di 20, siamo usciti con i re magi a cavallo, ben vestiti, in costume, è stata cosa. Dalla mattina sino alla sera tardi. Passeggiavano con i cavalli tre re magi e giravano per tutto il quartiere. Sì, sì. Da tutto, fino alla motorizzazione che noi non vediamo, siamo molto più lontano. E quando è una cosa a sé. Perché poi vedevano una cosa diversa, sai, e tutti andavano dietro. Dici, ma perché? Poi guardavano tutti perché erano meravigliati. Erano belli, sì, nel senso che cose mai fatte, ecco. Quindi è una novità per il quartiere, per i ragazzi. Bene, possiamo proseguire? Sì. Poi un campo. Sì, simulazione. Ci siamo? E siamo già in scena. Allora, questo è un campo abbandonato, se può raccontare la storia di questo campo? Sì, questa è una struttura sportiva come contratto di quartiere. E purtroppo è stato abbandonato, poi l'hanno riaggiustato, è stato di nuovo rotto, poi io con l'associazione mia abbiamo fatto la domanda per averlo in gestione, anche per i bambini e tutto, e purtroppo non ce l'hanno dato. Essendo stata l'unica associazione a Taranto a fare questa domanda, non l'abbiamo ricevuta. E che deve dare al lo IACP. Questa è proprietà IACP. Cioè tutta questa zona, IACP. Ma gli hanno risposto perché no? In base alla 241. Per alcuni motivi non me l'hanno dato. Eh no, vabbè, ma va risposto, per legge va risposto. Perché... Sì, sì, no, mi hanno chiamato proprio. No, ma devono scrivere, le verba volano. Ah no, non mi hanno dato niente. E invece è lì riformi la domanda come per lei. Ma questo campo qua per cosa serviva? Il campo di calcio. Ma tuttora non ci va nessuno? Dei... Non ci può andare nessuno. Ah, non ci può andare? Come va, ci va? Oggi vengono, diciamo... C'è un canile là? No, è una specie di canile, gente che si crescono questi cani. E di chi sono quei cani? Di giorno. E lo usano come canile? Sì, ma non sono solo quei due cani, sono anche altri cani intorno, anche come situazione così. Quindi i cittadini non sono riusciti ad appropriarsi di questo spazio qua. La questione è che c'è, si dice, la delega, no? Hanno delegato sempre le istituzioni qua. Quindi le istituzioni, quando hanno visto che c'è da raffare, qua le votazioni, no? Quando riguarda quelle cose lì è importante
che i cittadini vengano interpellati con un dito di olio, sì, a cambio di voto. Cioè, le promesse non si sono mai fatte per la socialità del quartiere, sempre per arraffare i voti e i finanziamenti, chi può, ha usufruito di questi finanziamenti qua. So che durante gli anni Ottanta che hanno costruito queste cose è stato abbandonato, cioè doveva essere ristrutturato, ma non è stato molto, cioè ristrutturato in sé e dandolo al quartiere. Sono costruiti quei calcetti, fanno parte della chiesa, però quelli sono privati, ti pagano. Sì, quello è fatto. Io non c'ho niente contro la chiesa, non è, cioè, però quei calcetti si pagano e qui. Qui doveva essere pubblico, è una cosa, diciamo, popolare. Beh, ci sono altre domande che volete fare rispetto a questo spazio qua? Che cosa ne pensate voi di questo abbandono? Ci sta il pallacanestro, ci sta il calcetto. Dove questo? Cioè, no, ancora dobbiamo camminare ancora, non è solo lo campo di calcio. Quindi possiamo ancora andare, possiamo. Poi non lo so, la bocciofila dove pattinaggio, passeggiata, diciamo che serviva al quartiere per i funzionamenti sociali, no? Che tempo libero, no? Anche anni è stato costruito. Inizio agli 80. Periodo socialista, no? Ma viene qualcuno a tagliare Cazziani. L'erba sembrerebbe ancora abbastanza. No, qui l'erba no, vengono a tagliare, sì. Sono venuti delle associazioni a pulire. O il comune ha dato quei posti di 3 mesi agli operatori sociali per pulire, però è sempre stato in giro. Quindi la responsabilità l'avverte il comune, vede? Va bene, possiamo andare. Di qua usciamo. Questa è la salita per le carrozzelle, poi là ci sono i gradini e poi dopo l'hanno smantellato. Sì, sì, okay. Qui siamo sempre in una situazione di massimo degrado nello spazio urbano non socializzato. No, no. Ok. Prego. Allora, questo spazio invece è uno spazio urbanizzato. Questo è uno spazio simbolo della gestione che la gente si potrebbe prendere e portarla come autogestione di spazi propri. Questo è uno tutto. Ah, possiamo aprire? Sì, sì, sì. Quindi è uno spazio che gestisce lei? Sì, sì. Il comitato è che gestisce lo spazio. Naturalmente l'abbiamo dedicato a Carlo Giuliano. Fine anni 60, non questa zona. Ah, lui mi ha detto che nasce dopo che nel centro storico di Taranto non parla di una palazzina. È che a inizio anni 70 qua. Sì, morirono 4 persone. Poi tutta la zona fu sgomberata. Il centro storico e la gente fu svenduta. Io dovevo rientrare di nuovo a casa del centro storico. Rifacendo la storia. Poi siamo saliti siamo andati a occupare. 20 famiglie riunite andiamo a occupare da quell'occupazione andiamo a occupare ci dettero la casa per 2 anni di provvisoria di parte poi venimmo nel 78. Parte l'autogestione dai sì, pane ma è piccolo per questo rione. Per il numero di bambini che ci sono. Sì, assai. Allora, vi posso assicurare, d'estate intorno ai 120-130 bambini. Qui dentro, solo a giocare. Perché vengono da tutto. Perché una volta che sta qui dentro un bambino la famiglia è sicura. Che noi non è che ci piacciono avere i residenti, però costretto che. Ben tenuto, quindi la gente lo riconosce come uno spazio anche. Sì. Vengono a chiamare quando succede qualche cosa. Al di non scappa. Venga, aggiustiamo, ci divertiamo. Ah, ho capito.
Allora, via. Via. No, no, è partito. Ogni giorno siete qui, state per strada, giocate, dormite, vi divertite sempre. Noi ci chiediamo, nelle vostre teste c'è qualcosa che vorreste qui all'interno del vostro quartiere? Sareste contenti di averlo? Il campo da fare con l'erba. Vogliamo San Siro. San Siro. Oh, beh, state zitto, dobbiamo aggiustare le buche della strada. Ci sono i palazzi. Poi? Siamo tutti tifosi. Sei proprio dei grandi calciatori. Io ritorno. Voi? A te viene in mente qualcos'altro? Quindi quello che sono Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ma qui vicino, vicino a dove abitate voi, no? Che io. Cosa vorreste di più? I palazzi. I palazzi, poi? Gli ascensori. I muri. Qualcuno diceva la strada, perché com'è la strada? Con i buchi. È piena di buchi. E rischiate di farvi male quando giocate? No, io no. Ho fatto male due volte. No! A scuola qua, no! A scuola calcio? No! No! Beh, altro? Vi viene in mente qualcos'altro? O al limite ci pensate, ci dite. A me mi piace giocare. La piscina. E diteci una cosa, però... La piscina. La piscina. E diteci una cosa, però c'è qualcosa di bello qui per voi? La villetta è il? Il campo. Qual è il campo? Francesco, qual è il campo? Questo qua è il campo per loro, Katiuscia? Ok. Infatti hanno detto, vorrebbero, bello, no? Vorrebbero un campo come si deve, vorrebbero un campo per giocare. Vorrebbero un campo con... Salve. Un campo con l'erbetta verde. Magari le chiediamo anche alla mamma di questi bambini. Sì, no, signora, tanto è tra di noi, rimane tra di noi, non va da nessuna parte. Stiamo facendo un giro nel quartiere, stiamo cercando di capire gli spazi che ci sono e che sono a disposizione, ma soprattutto la gente del quartiere di che cosa ha bisogno, che cosa vorrebbe, che cosa sogna. Ha bisogno di tutto. E signora ci dica tutto. Da A alla Z. E ci faccia degli esempi, signora. No, i bambini ci hanno dato tanti spunti importanti, lei invece? È la stessa cosa che dicono i bambini. Per quanto riguarda anche il punto di vista degli adulti, perché i bambini ci dicono il campo di calcio, ci hanno dato anche degli spunti importanti tipo le palazzine da rifare, e i buchi che ci sono per terra. Dal punto di vista degli adulti invece, un adulto qui di che cosa avrebbe bisogno? La stessa cosa dei bambini, cioè quello che dicono loro, diciamo, perché sentono anche a noi parlare, cioè, giustamente come lo spunto lo prendono da Ginevra, a quasi buzzo, no, le cane da sonno. Signora, un'ultima domanda. I bambini dicevano no, vi mette a rimanere tra di noi, signora, non si preoccupi. No, rimane tra di noi. Ma una cosa che dicevano i bambini, uno spazio per loro, no? Voi genitori che abitate qui in questo quartiere? No, io non abito qua. Vabbè, non fa niente, però sicuramente è una mamma. Io sono ospite da mia madre, io abito a San Giorgio. Ah, ok. Okay, San Giorgio, Paolo VI, non per disprezzare Paolo VI. C'è più organizzazione, sinceramente. Mi piace. Quindi ci sono più spazi per bambini. Due più famosi di qua giù. Va bene, grazie mille. Beh, ragazzi, diciamo tutti ciao insieme. Grazie. Giustamente vengono pagati, no? E vorrei chiarire, io mi sono documentata perché non sono dentro in dappertutto. I ragazzi che fanno scuola calcio, i più piccoli dai 6 ai 10 anni, 11, pagano 13 euro al mese con la scuola calcio. Abbiamo giovanissimi dai 13 ai 18 anni che frequentano il corso formativo umano cristiano, hanno la scuola calcio gratuita. Scuola calcio, scuola di chitarra e pallavolo, proprio scuola gratuita. Ecco, e penso che un minimo
che si chiede è proprio per ammortizzare anche i costi, perché un campo per quanto poco, i palloni, le reti che vengono spesso tagliate per dispetto, rotte, hanno un costo. La parrocchia non chiede molto, chiede collaborazione molte volte da parte dei genitori, ma dove non ce n'è, non ha mai chiesto. Ci sono ragazzi di questa età, dei 3 ai 10, 11 anni, che vengono gratuitamente anche al calcio, e lo sa solo il parroco, non si suona la campana. La carità la si fa nel silenzio, per dire che ci sono i piccoli costi, ci sono un minimo, si chiede, anche per non abituarle tutto alla gratuità. Non si raccontano certe cose, ma ci sono delle cose che spiacciono molto, le distruzioni, i dispetti, non si fanno raccontare, si rimette a posto, si rimette in ordine, dicevano ieri, no? Che bruciano questo, bruciano quello. Noi adesso chiameremo anche i genitori di queste famiglie, abbiamo un gruppo particolare, per aiutarci, non per castigare, non per fare chissà che cosa. Ecco, per dire, io credo che la parrocchia faccia talmente tanto che di più non può fare. Ci sono famiglie completamente gratuite, vi ripeto, in tutti i sensi, anche nella catechesi, abbiamo quasi 300 ragazzi che frequentano la catechesi e loro versano all'anno 5 euro. Sono 5 euro che collaborano, contribuiscono all'assicurazione. Ecco, è quel minimo proprio per non abituarli proprio alla gratuità, perché non si può avere sempre tutto. Ci sono persone che ne approfittano, che piangono, che i veri poveri noi li incontriamo e sono quelli che non emergono, e andiamo a cercare i veri poveri. C'è chi piange spesso e magari non è proprio nella povertà estrema, ecco. Le necessità si va incontro in tutti i sensi. Ecco, volevo chiedere questo, mi sono documentata per non dire cose, non sappiamo che costi sopra, siamo dai 30 ai 40 euro per esempio nei campi sopra, ma non vogliamo fare queste cose, per dire i motivi quali sono, un minimo che si chiede proprio per abituarli anche a questo. Grazie. Dimmi, Tonio. No, devo solamente rispondere, perché la domanda che mi era posta il docente, perché quei campetti abbandonati? Io non ho detto che la chiesa in sé per sé o chi ci lavora, ho detto che c'è stato un passaggio che hanno fatto abbandonare quei campetti per costruire i calcetti. Io non parlo che deve essere tutto gratuito, tutto doveroso, perché come avete detto voi, le persone debole si stanno in silenzio e devi andare a... Lo so questo. Quindi vanno avanti le persone che se ne approfittano. Io non voglio massimo rispetto per chi fa altri lavori, c'è gente che sta al di fuori da un discorso di contesto della Chiesa, tutto il resto, quindi può fare altro, non è che va a contestare. Io ho contestato il parroco che stava qui in precedenza. Ognuno fa il suo, ogni prevede tiene la cosa su, no? Cioè, io da piccolo che ho vissuto il quartiere dall'infanzia fino ad arrivare a capire cosa faceva sto parroco, per me è stato un profitto prima, per quanto riguarda il cambio di calcetti. Cioè, proprio un profitto di accaparrarsi i soldi e intascare in proprio sopra, proprio in proprio. Sono private e private. Se un prete o una suora si mette in primis nel quartiere a portare avanti discorsi per i bambini, che sia contro la droga in sé per sé, perché qua sia un orario che non si può camminare, e si fa un gruppo forte, che non è il combattere queste persone, è fare altro. Altro significa creare cultura. Se non si mettono insieme tutte queste cose con il quartiere, non si arriva al punto, perché io faccio una cosa, la chiesa ne fa un'altra, quella ne fa un'altra. Ognuno fa le cose diverse che siano pure uguali. Però l'unione fa la forza. A me non mi interessa che la gente deve venire a comitato o la gente deve venire qui. L'importante è che la gente si aggreghi e porta avanti delle cose per i propri figli, come parlava la signora di prima, per farli crescere culturalmente. Che una volta che una persona prende coscienza sa dove andare a sbattere. Cioè, a me culturalmente significa l'educazione civica, il rispetto delle piante, perché si parlava ieri della questione del verde. Se non crei un verde, se lo gestiscono le persone, non puoi investire i soldi su quel terreno lì. Il bisogno del campo
c'è nel quartiere ed è quello. Perché non si può andare a accedere lì? Le istituzioni non vogliono che dobbiamo accedere a quel campo, perché vogliono approfittare. Non so che progetto c'è dietro. Noi non dobbiamo, qualsiasi progetto che farà, che non sia che di sociale in quello spazio, dobbiamo essere uniti, non a far stare in silenzio, a farli fare le proprie comodi proprio, a chi verrà a sfruttare quel terreno lì. Io ho sempre detto che è un campo di Polo Sesto a dei bimbi, è un vivaio. Polo Sesto è un laboratorio sperimentale, le case bianche parlo, per un futuro di Taranto. Non parlo del quartiere, di Taranto proprio, perché si sviluppano come funghi poi tutte queste cose. Basta essere uniti su questo passaggio. Non critico oggi, Esiste questa realtà di aiuto per i ragazzi, dai più piccoli ai più grandi. La parrocchia fa di tutto per poter aiutare. Non intendevo dire per ammortizzare i piccoli costi, sì, ma il motivo non è proprio ammortizzare, perché non arrivi a fare niente, perché solo cambiare una caldaia, perché c'è anche la doccia dopo il calcio, e c'è un costo molto forte, come per dire. Ma non era questo. Volevo dire, no, che a un certo punto si fa molto e si cerca di fare quanto si può nella parrocchia, ma quello che appunto la parrocchia non vuole che crescano abituati ad essere sempre gratuiti, perché un minimo di sforzo, come ti compri le scarpe firmate che non hai soldi, dici, no? Puoi correre con scarpe buone senza la firma, ecco. Ma questo non sono tutto un altro discorso, per dirlo. C'è gente che ne approfitta, e allora noi, per aiutarli a far sì che collaborino, quel minimo, il minimo, devono comprarsi un libro, arrivano un anno intero a pagare 5 euro di un libro. Chiediamo di un anno intero, abbiamo un libro di catechesi che dura dai 3 anni ai 2 secondo del cammino, chiediamo di un anno intero a portare 5 euro. Non è che diciamo subito non ce li ho, non ci si preoccupi signora. No, per dirti quanti sforzi, no, che tutti facciamo, che Don Francesco chiede spesso collaborazione anche dall'esterno. Dove si può entrare lo fa di tutto. No, ti credo Antonio. E sono convinta che tutti questi spazi abbandonati, io non so perché li lasciano così. Io sono rimasta quando sono arrivata qui. Ero scioccata un po'. Poi io ho 9 anni che sono qua presto. E il parroco che c'era prima ha fatto 2 anni con lui. Ecco, con Don Francesco abbiamo tutto un discorso diverso. Forse perché è cappellano delle carceri. Io spero che venga, ho detto che venga per salutarvi almeno, per farvi. Ok? Grazie a te. Non c'era ieri un po' una cornice. Ieri c'era. Diciamo che appunto il lavoro di ieri e di oggi si pongono in continuità, nel senso che non sono due moduli distinti, non sono due relazioni separate, ma abbiamo un po' colto l'occasione di poter essere qua per 2 giorni consecutivamente per provare un po' a sperimentare quello che in termini tecnici viene un po' definito il percorso di base dell'animazione sociale. E l'animazione sociale, appunto, come si diceva ieri, che era il titolo un po' della giornata di ieri, è un metodo per agire nel sociale, ossia nei contesti, nei quartieri, nei territori e nei luoghi di vita delle persone. E quindi è un approccio ed è soprattutto un metodo. E quindi non è spontaneismo, non è fare le cose per farle, non è semplicemente fare una festa o un momento ludico o un'azione estemporanea. Quindi è un'azione, è un progetto. Infatti ieri appunto veniva anche spesso citato il termine progettazione. È un modo di progettare nel sociale, quindi di intervenire in un contesto, di individuare quelle che sono le criticità, di
e di capire un po', a partire anche da quali sono le nostre risorse, le nostre possibilità, e dall'andare anche a capire quali sono le risorse e le possibilità di un contesto, che cosa è possibile fare. E quindi è un metodo, e quindi noi abbiamo un po' approfittato di questi due giorni, appunto messi in successione, il fatto di poter essere qua per due giorni, per appunto per sperimentare un po' questo percorso di base dell'animazione. Ovviamente, come diceva ieri Francesco, lo facciamo in forma molto veloce, molto accelerata, mentre invece i tempi appunto dei processi di cambiamento sono tempi sempre molto lunghi, ed è impensabile quindi di poter così di poter conseguire dei risultati in tempi veloci, perché sappiamo appunto che chi lavora nel sociale, chi lavora con le persone, chi lavora appunto dentro i luoghi di vita delle persone, appunto si confronta con una complessità di questioni, e quindi i cambiamenti attesi non sono mai quelli poi realmente conseguiti. È sempre un susseguirsi di esiti attesi, di esiti non attesi, di imprevisti e di appunto di questioni che costringono a riformulare le azioni, gli obiettivi, i processi. E questo si ricollega un po', diciamo, anche al titolo di quella che è la giornata di oggi, che è un titolo che appunto richiama molto la dimensione dello studio, della conoscenza, no? Tornare a studiare, studiare per tornare, no? E mi sembra che sia il titolo di oggi. Ed ha proprio quest'idea appunto di un pendolarismo continuo tra quella che è la riflessione e quella che è l'azione. E l'azione che suggerisce dei, appunto, che fa vedere delle possibilità, dei vincoli, e quindi costringe a ritornare appunto con il pensiero sull'azione per capire appunto le cose che abbiamo visto, sperimentato, che cosa ci dicono per appunto provare a tracciare nuovi obiettivi o nuove azioni. Quindi mi sembra importante appunto richiamare questo discorso dell'animazione sociale come un metodo, come un approccio, e come un approccio che mette fortemente al centro le dimensioni conoscitive. Ed è una ed è una forma di conoscenza che è questo, appunto, dicevo prima, questo continuo pendolo tra l'azione e il pensiero, l'azione e il pensiero. È una sorta di conoscenza-azione quotidiana. Infatti un po' il metodo anche dell'animazione è quello che in termini tecnici viene definita la ricerca-azione, no? È uno sperimentare conoscendo, un conoscere facendo, insomma c'è questa circolarità continua, no? Tra l'azione e la riflessione. Ed è un metodo, diciamo, di buon senso, nel senso che appunto i video appunto, che abbiamo visto ci fanno vedere che ci sono contesti in cui i problemi sono veramente debordanti. E vedendo questi video, e ieri appunto facendo questa discesa sul campo nelle case bianche, uno veramente appunto viene a contatto con dimensioni, con quote di sofferenza, di problematicità così forti che subito si sente chiamato in causa, no? come uomo, come donna, come cittadino, come volontario, come operatore sociale, insomma avrebbe voglia subito di fare tanto, no? E una delle questioni, anche una delle parole chiave dell'intervento di oggi, era la diseguaglianza. Le diseguaglianze sociali e le diseguaglianze spaziali, anche veniva citato appunto nella didascalia dell'intervento di oggi. Mi sembra che ieri abbiamo sperimentato, proprio toccato con mano, questo concetto di diseguaglianza spaziale, di diseguaglianza sociale, nel senso che appunto questi quartieri non sono, in qualche modo sono il prodotto di disegni urbanistici folli, dissennati, costruiti, progettati sulla pelle delle persone, e qui sono il segno tangibile, diciamo, della diseguaglianza nelle nostre città.
periferie, appunto, per definizione sono questi luoghi dove le diseguaglianze sono molto visibili quando uno riesce a vederle e vuole vederle. E spesso sono invisibili al centro della città, cioè a tutta quella parte della città che non vive nelle periferie e che appunto confina i problemi sociali e quindi mette le persone con più povertà, con più fatiche dentro, proprio ai margini della città, per non vederle, perché non vuole entrare in contatto, perché vuole appunto rimuovere dalla vista dei più appunto questi cumuli di sofferenze e di diseguaglianza, che mi sembra una categoria oggi che è molto importante da riprendere e da considerare. E molti lo stanno facendo, purtroppo nelle agende politiche questo concetto di diseguaglianza non è un concetto che orienta poi le politiche sociali, economiche, culturali dei territori. Io appunto sono rimasto molto colpito da una definizione che dava la Chiara Saraceno, che non so se voi la conoscete, che è una sociologa torinese che ha molto studiato, lei ha fatto parte di molte commissioni di indagine sulla povertà, sull'esclusione sociale, e lei diceva che non è la diseguaglianza in sé a fare problema, perché in fondo tutte le società sono state diseguali, sono diseguali. E in fondo le diceva persino gli stessi Vangeli, adesso qua magari poi mi avventuro in campi dove magari altri sono più preparati di me, comunque in qualche modo ammettono comunque la possibilità che appunto tra gli uomini vi possano essere delle differenze, delle diseguaglianze, purché queste non ledano la dignità delle persone, perché magari uno può avere più talenti di un altro, in qualche modo appunto questi talenti può esprimerli e certamente può anche metterli al servizio della società. Ma la diseguaglianza che fa problema è la diseguaglianza che colloca le persone dentro dei destini già tracciati. E vedere questi bambini in qualche modo appunto ci interroga fortemente come cittadini, perché un po' il timore è che questi bambini siano vittima di una diseguaglianza che li colloca dentro traiettorie di vita, dentro destini già tracciati, in qualche modo già scritti. E questo è sicuramente il più grande fallimento appunto per una società che si definisce democratica. E infatti la Saraceno dice che appunto quando le diseguaglianze collocano le persone dentro destini, la società non è più democratica, ma è una società che diventa feudale, no? Come nel Medioevo, quando appunto la società era fortemente divisa in classi ed era impensabile il passaggio da una classe all'altra. E purtroppo tutte le ricerche oggi, anche quelle che sono contenute nella cartellina, appunto ci dicono che oggi l'ascensore sociale, cioè la cosiddetta possibilità per le persone di accedere a livelli di vita superiori, si è bloccato e più che si è bloccato funziona soltanto in basso, nel senso che non porta più le persone dal basso verso l'alto, ma al massimo e purtroppo sempre più porta le persone dall'alto verso il basso, c'è tutto questo scivolamento verso l'impoverimento e la vulnerabilità di ampi strati della nostra popolazione. E quindi dico queste cose sulle diseguaglianze perché certamente è importante leggere appunto la realtà in cui siamo oggi attraverso questa lente della diseguaglianza, che è una lente, che è uno sguardo che è anche proprio dell'animazione sociale, che appunto legge i problemi delle persone come problemi non delle persone in sé, non quindi come il segno di una loro inadeguatezza, di una loro incapacità, ma come il precipitato sulle loro vite di tutta una serie di questioni sociali, economiche, di scelte politiche, urbanistiche che appunto ricadono pesantemente sulle loro vite
e ne segnano il destino. E quindi dicevo appunto che abbiamo visto questi video ieri che sono un po' il frutto del lavoro molto interessante e anche molto toccante che abbiamo fatto ieri, perché appunto i problemi di questo territorio sono tanti, no? Dicevamo. E quindi ieri abbiamo un po' cominciato a fare questo percorso base dell'animazione, come dicevo. Poi magari vi posso lasciare un testo che appunto si intitola L'animazione socioculturale, ed è uno dei quaderni della rivista Animazione Sociale, che appunto traccia bene anche il percorso dell'animazione, può essere interessante anche per il proseguo di questo lavoro. E, appunto, il metodo dell'animazione è un metodo, come abbiamo visto ieri, che cerca di riconoscere quelle che sono le risorse che appunto ci possono consentire di affrontare i problemi. Ed è molto importante fare questo incrocio tra le risorse e i problemi, perché altrimenti il rischio, appunto, come si diceva ieri, è quello appunto di pensare delle azioni di cambiamento che vanno molto al di sopra delle nostre possibilità, e con il rischio poi di fallire, di vivere un senso di frustrazione e di impotenza. Per cui ieri abbiamo appunto un po' cominciato questo percorso dell'animazione sociale, questo metodo l'abbiamo un po' iniziato a percorrere, proprio partendo, come appunto vi ricordate quelli che c'erano, un po' proprio partendo da quelle che sono le risorse soggettive, cioè che cosa ciascuno di noi è capace a fare e sente di poter fare e vuole fare, no? Perché appunto un'altra parola interessante ieri è proprio questo concetto di interesse, cioè mi interessa essere qua e fare delle cose e mettere in gioco le mie capacità. E quindi abbiamo fatto questa esplorazione di quelle che sono le risorse soggettive che ciascuno di noi possiede, abbiamo fatto una ricognizione anche di quelle che sono le risorse materiali, appunto dicevamo gli spazi di questo quartiere, e poi le risorse economico-finanziarie che sono un po' il tasto dolente, si diceva ieri, e poi a partire quindi da questa esplorazione delle risorse siamo andati un po' a fare una ricognizione del contesto, cioè siamo andati a vedere, proprio facendo questa discesa sul campo, quali sono i problemi, i bisogni che noi vediamo e che potrebbe essere importante e necessario affrontare, in modo da fare appunto questa, che è un po' il compito di oggi, questa messa a fuoco del problema, cioè capire all'interno di un contesto che, come abbiamo visto, pone tantissimi problemi, ci sarebbe veramente tantissimo da fare in questo contesto, però non siamo onnipotenti, dobbiamo accettare la nostra parzialità, però appunto a partire da questa parzialità appunto mettere in gioco fino in fondo comunque questo nostro essere parte anche di un gruppo che può incidere, può influire comunque sulle cose. E quindi un po' il compito che ieri al termine dell'incontro ci siamo dati, non mi ricordo più a chi era stato dato il compito, era quello di, sì, ecco, di provare a dirci quali sono i problemi principali che sono stati visti e sono stati sentiti, anche percepiti da noi ieri nella ricognizione, in modo da poter fare oggi questo ulteriore passaggio dell'andare a, diceva ieri Francesco, a costruire una convergenza sul problema che riteniamo di poter affrontare. È un passaggio molto delicato, diceva ieri Francesco, perché poi ciascuno ha delle sue urgenze, delle sue rappresentazioni di che cosa secondo lui andrebbe fatto, e quindi inevitabilmente, ma questo è un po' il gioco della democrazia, quando ci si deve mettere d'accordo in qualche modo uno deve rinunciare un po' a
ha delle parti proprie in modo da poter costruire con gli altri, perché se ciascuno pensa di venire in un gruppo e di imporre quello che secondo lui è importante, non si riesce a costruire niente insieme. E quindi questo processo della negoziazione è un processo molto delicato, che quindi va gestito, ma è fondamentale, perché si tratta di passare da una moltitudine di, appunto, di percezione di che cosa secondo ciascuno andrebbe fatto, al costruire insieme un'ipotesi di azione che, appunto, a partire anche dalle risorse che abbiamo messo a fuoco ieri, possa avere delle possibilità di, appunto, di incidere e di produrre dei piccoli cambiamenti. E quindi questo è stato un po' il percorso che abbiamo fatto ieri, e quindi a questo punto possiamo proseguire con, appunto, con questa messa a fuoco delle questioni principali che sono emerse, per poi provare a fare questa negoziazione. Prego. Sì, io posso lasciarvene una copia, poi se ne volete altre dovete chiederle nella redazione. O lo mettete qua nella biblioteca, o... si chiama, appunto, L'animazione socioculturale, è un volume che, appunto, che è uscito alcuni anni fa ormai. Ma sarà, non so, dica a me Francesco, visto che tu ci hai lavorato. Sarà del 98, 99. Sì, sì, non è reperibile in giro, bisogna chiederlo nella redazione di animazione sociale. Per quanto riguarda la giornata di oggi, proseguiamo sempre in questo nostro intento, ormai che ci siamo innamorati anche noi di Paolo VI. Sì, ma no, ma non c'è problema. Noi vorremmo fare qui una dichiarazione stampa. C'è la stampa. ci sono altri problemi, ma non c'è, però sul giornale non c'è scritto niente, c'è solo la 15. No, non c'è scritto niente. Cosa c'è scritto? E dove sono gli arresti? Non ci sono. Sì, c'è. Di chi è l'arresto? Ma chi è che ha l'arresto? Ma anche Vendola è stata... No, ancora non lo sappiamo, però... Dopo tutta la dichiarazione... Allora, stavo dicendo, appunto, che in relazione al lavoro che stiamo facendo, la dichiarazione stampa che noi... sanciremo in queste giornate l'attivazione di un vero e proprio progetto di riqualificazione urbana, quindi nel senso che noi eravamo venuti qua per fare una semplice informazione, ma in realtà abbiamo deciso di attivare realisticamente, ma non sto scherzando, un progetto di riqualificazione urbana. Bisognerebbe, il primo atto per questo progetto di qualificazione urbana, ovviamente, sottoscriverlo. Quindi noi in questo momento faremo girare un foglio in cui si scrive nome e cognome di coloro che sono interessati a fare questo. E siccome, voglio dire, loro vogliono fare le cose dal basso, noi le facciamo veramente dal basso. E quindi noi decidiamo che facciamo un laboratorio di riqualificazione urbana, quindi chi raccoglie quindi io non sto dando scherzo, ma non sto scherzando, nel senso che vorrei fare questa azione, prendere sul serio ciò che loro dichiarano in maniera molto magica e tranquilla.
Detto ciò, il lavoro che faremo sostanzialmente oggi per chi non è venuto ieri, avevamo appunto detto che queste due giornate avrebbero seguito un andamento laboratoriale, quindi come dire molto interattivo, come avete potuto vedere per chi non c'era ieri. Ieri abbiamo fatto una parte di lavoro qua, poi siamo usciti fuori, abbiamo fatto le riprese, tutto questo perché per noi era importante per animare un territorio. Diventa cruciale andare veramente sul territorio, perché sennò si fa, diciamo, aria fritta. Abbiamo a questo punto, attraverso questa discesa sul campo, come si dice nel gergo antropologico, abbiamo in qualche modo evidenziato delle questioni, dei problemi che possono essere interessati. I fogli di ieri sono stati tolti? No, sono dietro. Dicevo che ieri noi abbiamo sostanzialmente lavorato prima sulle risorse, siamo andati a vedere il contesto, oggi siamo su quest'area qua delle verde, no? Se no siamo arrivati su problemi. Ora, per passare a definire quali obiettivi delle nostre azioni, dobbiamo definire quali problemi vogliamo affrontare. Cioè noi abbiamo, da questo filmato, abbiamo desunto una quantità di problemi, oggi noi dobbiamo stabilire quali sono i problemi. Ovviamente ciascuno di noi ha un'idea, si è fatto un'idea del territorio, qual è il problema emergente per sé, cioè su un insieme di 10 problemi, ciascuno dice per me il problema emergente è X1, per me il problema prioritario X3, l'altro X4, così via. Quindi problemi emergenti, prioritari e che sono in primo piano. Partiamo dal presupposto, che come diceva Betson, che la mappa non è il territorio, la mappa è gli elementi che ciascuno di noi dal punto di vista cognitivo, emotivo, ha selezionato di un ambiente, e questa selezione costituisce ciò che per lui è in primo piano e tutto il resto va nello sfondo. Solo che essendo noi un gruppo, ciascuno ha fatto questo processo cognitivo, si tratta adesso di capire su quali problemi lavorare. Come richiamava prima Roberto, non solo problemi ma anche quali sono le risorse disponibili, sociali, soggettive, economiche. Quello che dobbiamo fare adesso è la negoziazione. Dicevamo ieri che il punto cruciale di qualsiasi progetto di animazione sociale di un territorio ha in sé la problematica del negoziare, perché per lui, dicevamo, per alcuni i problemi sono i cani, per gli altri sono i campi, per gli altri sono attività laboratoriali, e ognuno di noi ha in mente un po' di questioni. Dobbiamo metterci d'accordo, mettere insieme le varie idee e poi selezionare. Quindi, diciamo, la fase cruciale della progettazione sociale che vuole ha in mente un'azione di animazione deve negoziare sui problemi. Pensiamo che questi siano i soggetti che compongono un gruppo, ciascuno dei quali ha... Allora, la negoziazione dei problemi come la facciamo? Vi pregherei, faremo un cerchio con, diciamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quindi mettiamo qua 9 persone qui intorno, che diventerà il gruppo di lavoro che avrà il compito di negoziare sul problema. Cioè questo come se fosse appunto una simulazione di un gruppo di progetto, e questo gruppo di progetto deve negoziare sul problema, e quindi l'obiettivo è decidere su quali problemi lavorare. Gli altri che stanno fuori, 3-4 persone diventeranno gli osservatori, quindi siamo 9 più 4, 13, siamo in tutto, mi sono dimenticato, 19, 13, 3 persone diventeranno, 20, allora, se non me le dimentico, quindi siamo in tutto in 20,
Quanti siamo? Uno. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Allora, lei c'era la simulazione? Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove e venti. Vi chiederei, ecco, per fare la simulazione, comunque di rimanere qui fino all'una, perché sennò diventa un... Tutti rimarranno fino all'una. Quando deve andare? Tra poco, 11 e un quarto. 11 e un quarto. Quindi a questo punto siamo mezzogiorno. Quindi... Anche lei è mezzogiorno. Vabbè. Anche voi alle 11. E facciamo a spot qua la partecipazione. Come mai? Eh? Chi è che va via prima? Così capiamo. Perché? Perché? Un impegno? Ah. Allora, 9 persone fanno parte del gruppo di progetto, 3 persone fanno gli osservatori, 3 persone fanno il sindaco e assessore alle politiche sociali, e dirigente, tre persone fanno i cittadini, qui siamo 9 più 12, 15, 18, 5 osservatori, la facciamo, ok, allora, mettiamo intorno a questa sedia 9 sedie in cerchio. 9. Sono gli osservatori. Il 3 è il comune, sindaco, assessore e dirigente che partecipa. Come? Sì, c'è la simulazione di un progetto sociale, di tutte le parti che dovrebbero comporre. La simulazione... La simulazione viene fatta in 3 tempi, cioè il primo... Ci siamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci siamo? Ci siamo? 2, 4, 6, 8. La simulazione avverrà in tre tempi diversi. Il primo tempo è relativo al gruppo di progetto, che avrà il compito di individuare su quali problemi questo progetto dovrà convergere. Ovviamente lei è di ufficio in questo gruppo, quindi si può accomodare, perché lei dirà all'avvio del gruppo quali sono stati, alla luce delle cose fatte ieri, i problemi che sono emersi, ok? Poi la prima simulazione, la prima azione della simulazione in questo gruppo di progetto, che lavorerà all'incirca per 40 minuti, in cui dovranno discutere. Fatto ciò, il gruppo dovrà individuare 3 persone, tre partecipanti dei 9 dovranno essere individuati perché parteciperanno all'incontro con i sindaci, l'assessore e i dirigenti, e successivamente queste 3 persone parteciperanno all'incontro con i cittadini. Ah no, anzi, facciamo così. 3 persone vanno con i dirigenti, altri 3 devono andare con i cittadini, quindi nel gruppo, ok?
Allora, iniziamo con i componenti del gruppo di progetto. Poi ci sono i cinque osservatori. Direi che i cinque osservatori che dovranno poi osservare, come eccetera, eccetera, comunque devono essere persone che cioè non, che non si mettano tutti tra quelli che poi vanno via prima, ecco. Vabbè, adesso vediamo. Voi andate via? Tutti quanti? Forse sì, vabbè. Allora, qui chi viene a fare il gruppo di progetto? Pometto, sì, sì. Gruppi di progetto? Allora, siamo di meno allora. Allora, chi è che è il gruppo? Voi venite? Lei ha le competenze per scrivere, lei. Chi scrive in questo gruppo? Prego. Poi chi sa fare danza, teatro? Ok, ce l'abbiamo. Laboratorio delle collanine, del... Ok. A lei venga, venga. Eh no, se dobbiamo, almeno abbiamo fatto la mappa delle risorse e vediamo. Chissà. Di che non è a casa adesso, così che a casa. Chi sta prendendo il caffè? Quella in autogestione. Chi? Si autogestiti. Allora, il gruppo di progetto, non stiamo partendo qua. Arriva, va bene. Va bene, venga lei. Allora, dopo. Allora, questo è un gruppo di progetto. Innanzitutto prima di... Scusate, però adesso bisogna concentrarsi perché sennò non chiudiamo la porta. Questo è un gruppo di progetto. Voi avete appunto 40 minuti di tempo per arrivare a progettare un intervento nel territorio e partendo da una lista in questo senso di problemi che vi è stata assegnata da tutti voi. E, allora scusate, se decidiamo, perché se andiamo dietro l'altro qui diventa un casino. Chi entra o adesso o mai più. Il caffè. Magari, adesso vediamo se la fa... Allora, dicevo, quindi a questo punto, loro sono gli osservatori e loro tre sono i tre cittadini. No, loro tre sono il gruppo dei sindaci. Noi tre, no? Gruppo sindaco, loro fanno il sindaco sindaco di Taranto, assessore alle politiche sociali, assessore alle politiche sociali e dirigenti. Voi siete i tre. Poi invece voi siete i cittadini del territorio. Siamo pronti? Gli osservatori siete in quattro, dovete osservare come avviene la negoziazione, perché loro dovranno mettersi d'accordo su quali problemi dirigere l'attenzione. Non è mai venuta a Taranto? No, tanto. Io l'ho già conosciuto. Quindi dovete vedere come negoziano tra di loro, chi negozia bene, chi negozia male.
voi dovete parlare, chi negozia bene, chi negozia male, chi confligge, chi è troppo aggressivo, chi, cioè quella che è la dinamica relazionale, chi porta dei contenuti che aiuta a decidere, chi invece, chi non aiuta, tutto quello. Ok. Bene, allora siamo qui riuniti a questa riunione di gruppo di progetto. Abbiamo appunto fatto un, prego, prego. È una simulazione vera e propria di Paolo VI e di Taranto. Sì, 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 certo. No, questo qui loro stiamo scherzando qua. No, per dire, no. Oh. No, io non so se vi è, scusate, io sono, quello che dico per me è realtà. Noi da ieri stiamo facendo un laboratorio di rigenerazione vera e propria, quindi non so, da oggi sottoscriveremo un patto per la rigenerazione urbana, quindi quello che facciamo adesso, sì, noi siamo voi in questo momento, voi dovete giocare il ruolo del sindaco, dirigente e assessore, perché il gruppo 3 del gruppo di progetto verrà a portarvi che cosa hanno deciso e porteranno ai cittadini che cosa è stato deciso. Forse conviene diminuire un po' il tempo perché sennò ce la facciamo. 30 minuti. Bene, allora, buongiorno a tutti, siamo, questo è un gruppo di progetto. Innanzitutto ci presentiamo, lei è ricercatrice delle politiche sociali, ha appunto fatto un'azione di rilevazione di quelli che sono i problemi del territorio e quindi è qui a portare una mappa dei problemi. Mappa dei problemi. Quindi la sua aspettativa quale sarebbe? Quella di andare a fare un intervento mirato di non tutti i problemi, perché non è possibile, però quindi di andare a capire tra di noi qual è quella mancanza sulla quale vogliamo intervenire. Ok, lei qui invece che titolo è? Come cosa è venuta a fare qua? Fa parte di quale organizzazione? Delle collanine, posso... Laboratorio, lei è un'animatrice, sì, che lavora in un laboratorio che produce collanine. E con chi lavora in particolar modo? Con chi lavora in particolar modo? Con bambini? Con bambini. Bambini di questo quartiere qua. Sì, sì, di questo quartiere. Va bene. Quanti anni ha? 24. 24 anni. Titolo di studio? Titolo di laurea. Laurea in scienze dell'educazione. Ok. Buongiorno, dell'aiutante sua di questo laboratorio. Sì. Ok, le piace fare questo lavoro? Sì, abbastanza, lavoriamo con i bambini. E come mai è venuta a lavorare qua? È per fare un'esperienza in più, per vedere appunto come si progetta nel sociale. Ok, possiamo passare? Buongiorno, io sono un educatore e non conosco benissimo questo territorio, questo quartiere. Però mi impegno nei laboratori. Che porta qua? Laboratorio di creatività. Creatività? Sì, sì, sì. Bene. Decoupage. Decoupage, creatività, teatro, danza, tutto. Io rappresento un'associazione che lavora sul territorio, quindi lavoriamo con i bambini e con le famiglie. Ho capito. Prego. Mi chiamo Luisa e lavoro con i bambini in affidamento e sono qua per aiutare il laboratorio di braccialetti. Mm-hmm. Sono Franca, rappresento la pubblica istituzione, lavoro presso l'ente provincia Taranto, sono qui per trasferire le buone pratiche ed essere anche una facilitatrice fra le richieste che vengono dal territorio e quelle presso la pubblica amministrazione. Ok. Allora, sono Maria, sono assistente sociale. Lei è un assistente sociale dell'USM. E quindi è qua, l'USM è l'Ufficio Servizi Sociali Minori della Giustizia Minorile ed è qui per controllare i ragazzi che sono stati messi in misura alternativa alla pena. Uh-huh. Su se questo è un territorio in cui queste misure possono essere adottate. Sì. E quindi? E quindi è qui per capire se questo progetto può essere una risorsa per questi ragazzi che hanno commesso dei reati. Ok, posso aiutare anche nel elaborare un
comunicato, un testo scritto. E certamente lei deve fare delle relazioni al ministero su come questi ragazzi sono trattati. Io sono Sor Luigina, collaboro in parrocchia per l'accoglienza, l'attività ricreativa dei ragazzi e sono qui perché vorrei cercare la collaborazione per quanto riguarda anche il territorio in cui vivo. Io sono un'educatrice e collaboro con... un'educatrice, ma è un'educatrice che lavora soprattutto con gli adulti, con problematiche psichiatriche. Da oggi sì, l'ho appena scoperto. Sì. E quindi vorrei capire se su questo territorio è possibile... Certo, e soprattutto collaboro con la ricercatrice, infatti abbiamo fatto insieme la mappatura... In particolar modo lei segue anche adulti con problematiche psichiatriche, anche con reati, sì. E quindi con vedere se... In e che stanno facendo la presa in carico, quindi scontano la loro pena in maniera diversa. Okay. Bene, possiamo partire... Inizi pure. Illustro i problemi. Vabbè, quindi ieri nella nostra ricognizione sul campo abbiamo, attraverso delle interviste, abbiamo potuto esaminare, diciamo, mettere in evidenza i problemi principali. Vabbè, proprio i primi due evidenti sono stati il randagismo, comunque l'abbondanza di campi e anche l'abbandono. Abbandono anche io di strutture comunali, perché ci sono proprio strutture. Campi intendi? Campi sportivi. Ma anche spazi, verdi, abbandono di spazi. Spazi verdi abbandonati. Poi abbiamo visto la mancanza di civiltà, questo è stato proprio riscontrato da un'intervista, e io aggiungerei, vabbè, poi il vandalismo, quindi che nasce ovviamente dalla mancanza di civiltà, la sicurezza al rischio, la mancanza di servizi proprio primari per le famiglie, in particolar modo per le donne, perché magari, diciamo, gli uomini, abbiamo notato in questo quartiere, diciamo, sono loro che vanno a lavorare, quindi le donne, diciamo, non hanno la possibilità di fare laboratori pratici, no? Per specializzarsi in qualcosa, diciamo. Poi la mancanza di una bonifica stradale, comunque dei palazzi, una ristrutturazione, insomma. Poi aggiungerei anche una cosa che emergeva ieri dalla ricerca fatta da me, la ricercatrice, l'abbandono delle istituzioni, e quindi come se gli abitanti del quartiere Case Bianche sentissero questo forte abbandono da parte delle istituzioni. E poi emergeva soprattutto dai piccoli utenti che abbiamo intervistato ieri la mancanza di spazi organizzati per il loro tempo libero, quindi spazi anche gratuiti per loro, quindi campetti a loro misura. Queste sono le cose che sono emerse ieri dalla nostra ricerca. C'è qualcuno che ha... Sì. Direi che dovremmo sfruttare la tradizione, magari sì. Dovremmo puntare l'attenzione su uno o più problemi o trovare delle strategie che magari in maniera collaterale possa anche coinvolgerli tutti questi problemi. Quindi sta a noi, gruppo di lavoro, a decidere come puntare l'attenzione. Dal relatore, che anziché verificare sul campo quali sono le carenze,
tenendo presente quali sono. Occorre invece ribaltarle come risorsa che invece potrebbe emergere dalla lettura, dalla mappatura del territorio. Quindi abbiamo notato nella fattispecie che c'era questa le libera circolazione di cani, questo randagismo, comunque era tollerato oppure anche ben vissuto questa convivenza con questi cani liberi, a cui era stato abbandonato del cibo, si vedeva che c'era una frequentazione, no? C'è anche chi, probabilmente, io lo so perché comunque circolo, c'è chi addirittura a livello di quartiere adotta questi cani e li fa sterilizzare, insomma li cura in maniera collettiva. Per cui c'è questa sensibilità, fra virgolette, collettiva, no? Almeno nei riguardi degli animali, perché questa gente non è povera di valori. È povera materialmente e di senso civico, di cittadinanza attiva, no? Cioè senso civico in maniera, no? più alta, ma le cose basilari le sanno, sono analfabeti in quel senso. Conclusione: partendo da questo loro amore per i cani, fra virgolette, allora si potrebbe spingerli, no? Ad avere questa coscienza di migliorare anche l'ambiente in cui vivono i cani, quindi il loro. E partendo da questo cercare di attivare questo senso di appartenenza, di gruppo, per migliorare poi pian piano, no? La loro quotidianità e quindi la loro vivibilità. Allora da qui potremmo partire come piccolo segmento, poi ognuno può pensare quello che vuole, per vedere un poco appunto quali sono le risorse di cui noi disponiamo a livello di operatori e quello che invece c'è in quel quartiere, in quella piccola zona di quartiere, no? Giusto per punto. Allora, secondo me, viste le competenze, dal momento che ci siamo, cioè dobbiamo vedere le competenze nostre, quindi di fronte poi ai problemi. Non so qua di cani, cioè nel senso forse il problema del randagismo, sì, cioè personalmente non so come approcciarmi. Quindi secondo me un altro punto di forza, vabbè, io parlo per me, potrebbero essere le donne. Nel senso che, diciamo, sono delle donne che, dette proprio da loro, cioè si immergono e hanno voglia di fare, quindi potrebbe essere un altro punto di forza questo, diciamo, la possibilità di essere affiancate da loro. C'è lei? Sì. Allora, siccome ci è stato comunque chiesto di individuare delle priorità, no? Diciamo che quello che è emerso, che hai come ricercatrice evidenziato, io penso che possa essere raccolto nella mancanza di civiltà. E come appunto dicevi tu, siccome le donne sono quelle che vivono maggiormente il quartiere, sono quelle dalla quale passa l'educazione, no? E quindi secondo me un punto di forza, come dicevi, è proprio puntare alle donne come veicolo per l'educazione, quindi accrescere il senso civico all'interno del quartiere a partire dai più piccoli. Quindi tutti questi problemi, secondo me, sono tutti derivanti da una mancanza di civiltà ed è poi la priorità che è emersa anche dall'intervista che abbiamo visto ieri, cioè proprio manca la civiltà. E collegando a quello che diceva prima Franca, proprio partendo da quelle che sono le risorse del quartiere, no? Abbiamo visto quanto queste donne sono ben volenterose, quindi una risorsa che come gruppo lavoro dobbiamo tenere ben presente, ma anche il forte numero di bambini presenti nel quartiere. Quindi magari lavorando con le mamme in maniera trasversale lavoreremo anche sull'educazione dei bambini e perché no coinvolgere le mamme proprio in laboratori o altro che possono loro stesse insegnare qualcosa ai bambini o anche prendendo un esempio di altri laboratori coinvolgere gruppi di genitori, di mamme ma anche papà
che si prendono in carico una zona del quartiere e quindi sì, si può parlare anche di risolvere il randagismo, perché magari un gruppo andrà a lavorare in maniera anche autonoma a gestire una sorta di rifugio, o un gruppo di papà che sanno mettere la loro arte a disposizione e quindi, che ne so, possono coltivare un piccolo orticello all'interno del quartiere. Quindi potremmo, attraverso una serie di attività, partendo, no, da quelle che sono le caratteristiche di questo quartiere, andare avanti. Mi sembra anche di capire che il nucleo familiare molto spesso è disgregato all'interno del quartiere, no? Quindi fare questo lavoro d'insieme anche a volte, cioè dare un ruolo diverso anche all'uomo, possa essere anche un modo per riunire un piccolo nucleo familiare che spesso, per problemi che possono essere economici o qualsiasi tipo di problema che frequente in questo quartiere, possa essere anche un modo per riunire in alcuni momenti della giornata anche il nucleo familiare che per ragioni diverse vive situazioni di disagio, insomma. Quindi a questo punto aggiungerei alle donne anche proprio il nucleo familiare per intero, e quindi il fatto di poter coltivare appunto un orticello, ma anche semplicemente il verde pubblico che pare abbandonato, che a quanto ci dicevano ieri alcune associazioni si prendono cura periodicamente di ripulire, può essere anche come senso di appartenenza, curarsi il giardinetto anche sotto al portone, insomma. Allora, io posso sparare la mia idea, nel senso che sempre facendo riferimento un po' alle nostre forze come gruppo, si potrebbe partire magari, cioè unire proprio mamma, papà e figlio attraverso un'attività però teatrale suddivisa in diversi step, nel senso che magari il racconto, la drammatizzazione potrebbe vertere proprio sull'educazione ambientale, no? Il rispetto della natura. Poi altro passaggio, molti degli uomini spesso, proprio perché hanno problemi, no, anche legali, no, si ritrovano a fare lavori socialmente utili, quindi perché no chiedere, diciamo, ai bambini di farsi raccontare dai loro papà quello che è il loro lavoro, quindi attraverso delle frasi, dei disegni, dei racconti, magari quindi farsi raccontare dai genitori quello che fanno e poi andarlo attraverso la scrittura dei disegni, praticamente partire da qui. Poi una fase successiva si potrebbero coinvolgere, no, le mamme attraverso, sparo sempre lì, un laboratorio comunque di sartoria, diciamo, dove le mamme dovrebbero cucire i vestiti per i loro figli, o poi ovviamente utilizzare chi sa fare le collanine, braccialetti vari. E poi, vabbè, i bambini dovrebbero, cioè, poi si dovrebbero, cioè loro dovrebbero mettere in scena praticamente la storia creata da loro dentro il quartiere, perché no poi andarla a fare proprio nel quartiere, quindi in esterno, proprio quindi vabbè, credo che si dovrebbe lavorare attraverso diversi step, diciamo, questo è l'abbozzo di idea, e poi, diciamo, mettersi a tavolino per Però l'idea di coinvolgere anche gli uomini sarebbe bellissimo. Il problema è come arrivare a loro, probabilmente. Perché le donne si offrono attraverso i bambini. Però ieri Cosima diceva, per esempio, mi viene in mente, che molte famiglie
nel senso lasciano andare tranquillamente i bambini, cioè fanno in modo anzi che i bambini escano di casa e non se ne curano. Quindi se cerchiamo di attirare i bambini e quindi il padre, un padre che non si interessa del figlio perché lo lascia andare via di casa senza orari, come arriviamo a loro? E poi un'altra domanda, il fatto del laboratorio è bellissimo, però forse ci dobbiamo porre anche, cioè il laboratorio è anche se è lungo perché attraverso vari step, ci dobbiamo porre poi come attiviamo il dopo, no? Quindi magari si sarà creato un bel gruppo, però può essere limitato, no? Sì, io volevo sottolineare una cosa, il fatto delle mamme di coinvolgerle è dove proprio si fonda, diciamo, la presenza della mamma e l'educazione per i figli. Volevo sottolineare il fatto della sartoria, è una richiesta molto grande. Da quando sono arrivata qua erano abituati a avere la suora che faceva scuola di sartoria e non c'è più, e hanno fatto tante richieste e non c'è possibilità. Quindi, partendo dal discorso, dicevano del teatro, le mamme coinvolte poi costruiscono e imparano anche come si fa a tagliare, come si fa a disegnare, eccetera. Non solo, diventa per loro una fonte di lavoro. Io so che ci sono alcune mamme che per quello che possono accorciano pantaloni, si danno da fare per avere un minimo, ecco. Credo che sia importante questo. Sì, non vorrei fare la guastafeste, però se andiamo dal comune e chiediamo il solito, con tutto il rispetto per il teatro, che è la mia prima passione, il comune ci dirà, siete le mille che venite a chiederci questa cosa. E anche perché una volta che finiscono i soldi del comune, rimarremo tutte quante di nuovo a capire che cosa vogliamo fare. Quindi forse dobbiamo capire a che cosa vogliamo puntare, a rendere un laboratorio duraturo, e quindi che nel momento in cui il comune ci gira le spalle come è abituato a fare, allora a questo punto noi abbiamo le nostre risorse per poter andare avanti. Quindi la cosa che diceva Suor Luigina, no, di dare quella che l'arte e mestiere, anche un po' dei vecchi tempi, forse dobbiamo puntare l'attenzione lì. Ad esempio abbiamo qui al nostro interno due esperte di collanine e braccialetti, e allora magari potrebbero insegnare, anche penso avete anche altre collaboratrici al vostro interno, quindi le vostre collaboratrici potrebbero insegnare ad un gruppo di lavoro e quindi magari aprire, che ne so, una bottega. Ok, c'era la signora Franca. Allora, presso l'ente provincia ci sono i servizi di agenzia territoriale dell'impiego. Io, come sto venendo qua, vado spesso ad altri convegni. Le pubbliche amministrazioni si pongono il problema di agevolare l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro, e di eventualmente valorizzare e di verificare, di monitorare quali sono sul mercato le attività che, per le quali è richiesta cioè l'offerta di lavoro, ma magari manca la manovalanza. Ora, nel momento in cui stiamo vivendo di recessione, sembra chiaro che il verde e sia quello che tira, cioè il ritorno alla cultura della terra, che permetterebbe non solo di riscoprire e riappropriarsi delle nostre tradizioni agricole che mancano, ma addirittura di incentivare nuovi mercati, per farle breve. Se si potesse ricontattare, ci sono tante persone anziane in altri ambiti sociali che sono ex contadini, persone che comunque non riescono più a tenere, no, non hanno più l'energia di un tempo, e magari potrebbero trasferire le buone pratiche nella coltivazione del terreno, anche per quanto riguarda le donne o meno, nel coltivare i fiori, no? Che potrebbe servire anche per addobbare, poi ci sono le gare, io vedo in altre realtà, addirittura poi i comuni, quando vedono che prende piede questa, chiamiamola questa moda, questo orientamento, questa abilità, no?
dal basso, poi pian piano si comincia a vedere. Allora ci possono essere le culture non solo vivaistiche, si prova dei fiori, ma anche delle erbe che servono soltanto per aromatizzare, bla bla bla, che potremmo con queste sensibilizzare i bambini, piano piano si vedono i vari step, sensibilizzare le donne nella decorazione e quant'altro, attrarre gli uomini, insegnare i loro mestieri. Ho visto tante volte che c'è la mancanza di potatori, non ci sono. Quindi non ci vuole una grande cultura, no? Siamo là. Allora, siccome molti uomini escono non per andare a lavorare, diciamo per ingannare il tempo, non sappiamo come lo ingannano, quindi i bambini, probabilmente con la scusa dei cani, fra virgolette, cercando di... Con la scusa dei cani, poi si vede cosa, come primo progetto pilota, si vede come sistemare certe aiuole, certi pezzi di terra, perché dove lavoro, abito io, dalle parti di Viale Menegricia, c'è stata un'associazione, non so quale sia, di giovani che hanno pulito tutta la Santa Rita. Allora ci sono cani che scorrazzano, fra virgolette, no? Ed è una scusa per incontrarsi, bla bla bla. E i ragazzi parlano, hanno reso un po' più vivibili a modo loro. Si potrebbe trasferire tale quale questa buona pratica qua. Però, vi ripeto, ci sono tante, io incontro tanta gente, anche uomini che sono sposati, sono nonni, giovani, che magari sono idraulici, faccio un esempio banale, sono ex contadini, bla bla bla, e che hanno avuto figlie femmine, non maschi, ai quali vorrebbero trasferire queste buone pratiche, non sanno a chi farlo. Quindi anche un bando, un avviso, questo è un altro tipo di volontariato che valorizza, tesaurizza, cioè le competenze. Ripeto, magari qui la molla potrebbe essere il cane, dico tanto per, no? Chi sta nel quartiere sa cosa fare, io di qua, e quindi ci sarebbe tanto da fare, si monetizza, si valorizza, poi si fa anche il fiore, lo secchi, lo puoi sistemare in un certo modo, poi puoi creare dei vasi, così ho visto, dove mettono i fiori secchi, li mettono in. Allora, voglio dire, c'è tanto da fare, e nello stesso tempo c'è l'integrazione sociale, si possono cucire, se si vede tutto, unite tutte le vostre competenze. Stop, scusate. Mentre parlava la signora Franca, mi veniva in mente il discorso che siamo fatti delle risorse sociali, no? A parte il comitato, che penso che sia una delle risorse sociali sul territorio, dovremmo coinvolgere, e anche l'associazione del signor Aldino, che ha una manualità spettacolare, quindi unendo le sue capacità alle nostre e pensando che il quartiere è brutto anche a guardarlo, no? Lo sappiamo, è inutile che ce lo nascondiamo, oltre a il problema del randagismo, il problema del verde pubblico, sarebbe bellissimo inventare insieme alla gente del posto proprio un arredo urbano, cioè fare arredo urbano come per esempio, ricordo, è stato fatto per esempio a Bari, delle panchine con materiale di riciclo, le bottiglie di plastica, infatti Aldino ieri, e quindi abbellire in un certo modo il quartiere, però facendolo con le persone del posto, con le loro capacità e i materiali che abbiamo a disposizione. Siccome parlavamo di risorse, le nostre, ma abbiamo anche risorse sociali, quindi dicevi giustamente il comitato di quartiere, il signor Aldino che può aprirci le porte del suo laboratorio, ma non punterei l'attenzione sulla risorsa di questo territorio, andrei anche fuori, tipo il comitato che diceva la signora Franchi, ragazzi di Ammazza che piazza, in maniera autonoma si sono riuniti e stanno riorganizzando dei piccoli pezzi della città di Taranto, e quindi loro vanno di ridipingere ad esempio le panchine, quindi potremmo chiamare come risorsa e coinvolgere al nostro interno, al nostro gruppo lavoro, anche la loro presenza. Quindi perché ci sono una serie di ragazzi e già loro chiamano al loro interno persone più adulte che hanno le competenze di giardinaggio e via dicendo. Quindi potremmo prendercela come risorsa. Non vorrei fare la maleducata, però abbiamo i tempi ristretti, quindi forse è il caso che... Sì.
Sempre nell'ambito della valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio, già questo grande, questo verde che c'è comunque, incolto o meno, grandi spazi, sono una risorsa, vedendolo al contrario. Uno. Secondo, utilizzando le risorse sul territorio, ci sono i padri Giuseppini di Murialdo, che stanno poi alla sui Tamburi, che loro hanno istituito dei laboratori che insegnano proprio l'artigianato e quindi anche l'utilizzo del legname, no? E quindi creano un'altra manovalanza. So che si stanno interessando anche della, per quanto riguarda la disoccupazione, stanno cercando di dare ulteriori competenze a tanta gente che sta là. Quindi anche investendo, no? Queste altre persone che tranquillamente vorrebbero trasferire le buone pratiche addirittura gratuitamente, avremmo anche altri tipi di lavoro, mi spiego, lavoro e possibilità di artigianato e quant'altro. Un attimo, volevo solo dire anche questo. Per quanto riguarda... No, volevo solo dire, si può dare anche in affido, in adottazione, alcune aiuole riguardo al verde, proprio per educare al rispetto delle cose. Per esempio le aiuole che stanno davanti, che già non stanno togliendo le piante da 3-4 anni, non stanno toccando le piante, fare loro curare, invece che sei pieno di bottiglie, sempre pieno di cose, così, di spazzatura, darle come in affido, come in adottazione, per aiutarle. Il gruppo. Allora, quindi, quando andremo dal sindaco e dall'assessore, se il dirigente c'è, perché ogni volta che si va in ufficio non lo si trova mai, quindi bisogna capire se oggi c'è. Ci sono delle mosche che parlano da dietro. Allora, diamo un titolo a questo progetto, perché ci presentiamo e... diciamo innanzitutto che siamo un gruppo di associazioni che stanno collaborando, che lavoriamo in rete, e presentiamo il progetto denominato, come lo chiamiamo? Qui la ricercatrice propone? Strada facendo tutto attaccato. Ci piace? Strada facendo, ci piace? Ok. Quali sono gli obiettivi, quindi capiamo, e come li andiamo a fare, abbiamo pochissimo tempo. Poi il comune chiude. Perché il sindaco deve andare a mangiare, quindi chiude. L'obiettivo generale, l'obiettivo più alto, dicevamo, era che, essendo il problema la mancanza di civiltà, quindi l'obiettivo principale da raggiungere attraverso varie fasi che ci siamo dette, come... penso sia questo, no? Quindi sì, la sensibilizzazione, penso. Solo che io sono lavativa, me ne devo andare. Ho fiducia in voi. Quindi attraverso elenchiamo un po' di quindi sì, attraverso principalmente le donne, poi attraverso le donne allargare ai bambini e all'intero nucleo familiare. Quindi le donne coinvolte in laboratori, giusto? Mm. Non sono solo le donne. Sì, no. E a partire dalle donne che sono il pilastro, sì. No. Ma è segmentato, per cui proprio parte dal basso. Basso. Il progetto, così come l'avete voi delineato, io lo intendevo, sì, recupero verso la civiltà, ma che poi è il finale questo, ma il recupero dei propri spazi, dei propri ambienti, recupero e riappropriazione, c'è una riappropriazione come senso civico dei propri spazi,
perché quelli non li vedono, la mappatura è la mappatura mentale, ci stanno e non li vedono. Non li vedono come, come risorsa godibile, non fruibile soltanto, godibile. No, ma io non sto dicendo così. Riappropriazione vuol dire che me l'hai dato, se no neanche me ne potevo riappropriare. Cosa vogliamo fare significano gli obiettivi, poi ci sono le metodologie che è un altro discorso. Vabbè, ma cosa vogliamo fare? Guarda. Non possiamo dire soltanto i nostri obiettivi, ma come vogliamo raggiungerli? Ma io quando leggo, anche a me arrivano i progetti, io quando li leggo vedo gli obiettivi e poi la metodologia me la leggo dopo, no? Se già l'obiettivo non mi interessa, che me ne frega la metodologia, scusa. Cioè. Magari mi si chiedeva di fare uno sforzo ulteriore. Dipende pure da come porti. Quindi, vabbè. Partendo dai bambini, dalle famiglie, quindi intesi come bambini e genitori, no? Genitore, poi c'è il genitore che, quindi la, il materno e paterno, no? È chiaro. Proponiamo laboratori, poi la cosa c'è la cultura del verde, cultura del verde, poi c'è l'arredo urbano, c'è anche la, l'acquisizione. Arti e mestieri, perché quella è una arti, mestieri e professioni, e diventa una professione anche. Chiaramente poi lo fai in tempi, no? Ti fai segmenti, quello a, medio, a breve termine, a medio termine, a lungo. E siamo tutti d'accordo sul proporre al comune che questo progetto pilota che inizialmente il comune ci sostiene, poi noi faremo un nuovo. Posso chiedere una cosa? Tu vieni da me, no? Sì. Vieni da me perché io sono il, a livello territoriale quello competente, sì. Ma cosa vuoi da me? Cioè è relativo che mi informi, voglio sapere cosa vuoi da me e cosa ti posso dare, per cui voglio la tua preoccupazione è relativa, se dipende da quello che, se io ti devo dare solo il gratuito patrocinio, qual è il problema? Non, no, faccio un esempio banale, no? Sì. Dobbiamo vedere cosa vuoi, perché se io ho delle competenze anche delle, come me, vengo, ti vengo a aiutare, no? Cioè, qual è il problema? A livello di risorse umane, strumentali, finanziarie? Io posso dirti non ho risorse finanziarie, però ho risorse umane, ho risorse strumentali e te le metto a disposizione. In questa simulazione dobbiamo anche avere tutti. In questa simulazione che stiamo facendo non abbiamo tutto il tempo perché dovremmo fare. No, era per dirti. No, siccome ti preoccupi, voglio, cioè, a livello istituzionale io ti dico che posso. Non ho il problema. Allora, a questo punto tre persone incontrano il sindaco per 5 minuti e tre persone incontrano i tre cittadini per 5 minuti. Allora, vado via, chi è che incontra i sindaci e l'assessore? Ok, gli altri vanno via e gli altri vanno. Si spostano. I tre. Scusami, come ti chiami? Cattiosi, ti stavo chiamando Veruso. No, non ho capito che cosa. Ora noi siamo tutto lavoro, andiamo da qua. Sì, ma io non ho capito che devi chiedere. Poi andiamo a presentare il nostro progetto. Ma cosa devi chiedere? Io te lo dico perché è il mio lavoro, cioè io sì, quando vieni da me non è un problema, io guardo sì. E vedo che ti posso dare. Sì, io che ho la strategia, ma. Voglio capire tu che cosa vuoi per tranquillizzarti tu e tranquillizzare lui. Sì, noi dobbiamo chiedere un piccolo. Noi dobbiamo chiedere un piccolo contributo per partire con questo progetto. E certo. Che se no, come partiamo? Poi lo faremo noi da soli, grazie alla prima, prima il comune ci vuoi dare. E certo. Ancora qualche cosa ce lo deve dare per iniziare, no? Prego, prego, 5 minuti. Perché il sindaco c'ha tante cose da fare. Lui è deve andare a mangiare le cozze le cozze gratinate, deve andare con Michi, lo deve portare quelle piccole, devi andare alla paranza. Buongiorno, sto ricevendo voi, voglio sapere un po' le motivazioni vostre, quali sono, quindi per sapere bene spiegatemi.
Iniziamo. Allora, noi siamo alcune componenti di un gruppo di lavoro, siamo delle associazioni che hanno deciso di lavorare in rete per presentarvi una nostra idea progettuale sul quartiere Paolo VI. Abbiamo preso in particolar modo attenzione la zona Case Bianche. Siamo una serie di associazioni, chi si occupa dei bambini, chi si occupa di malati psichiatrici che stanno scontando pene in maniera alternativa, abbiamo al nostro interno una ricercatrice, alcuni componenti proprio delle istituzioni, un assistente sociale, quindi abbiamo fatto prima di partire questo progetto una mappatura di quelle che potevano essere le esigenze di questo quartiere. Ad esempio la nostra ricercatrice ha fatto proprio una ricerca sul campo, intervistando bambini, mamme, genitori, chiedendo loro che cosa mancava in questo quartiere. Se ci vuoi elencare un po'. Sì, sì. Abbiamo poi fatto anche un montaggio video con tutte le interviste, tutte diciamo le mancanze che ci sono. Vabbè, i vari problemi riscontrati sono tanti. Dal randagismo all'abbandono appunto di strutture vostre, comunali, all'abbandono di campi, campi di spazi verdi, dalla mancanza di civiltà, sicurezza a rischio, vandalismo. Non devi attaccarti, no? No, lo so, ma io sto facendo un elenco. Lo so, diciamo, è un'azione più sente, mi ha detto che è suscettibile, poi risponde. Vabbè, non è vero che ci sono vabbè, una serie di varie mancanze che ci sono nel quartiere delle Case Bianche, quindi siamo andati proprio sul campo a fare delle interviste, a sentire direttamente la voce della gente, quindi diciamo a sentire i loro bisogni, le loro richieste, purtroppo spesso inascoltate, quindi per questo noi ci siamo fatti carico, abbiamo deciso di ascoltare queste richieste e oggi siamo venuti qui da lei proprio perché probabilmente no, il lavoro del comune è tanto sul territorio, è indaffarato appunto a fare su più fronti e quindi per questo noi volevamo proprio cercare di capire come venirci incontro, quindi trovare una soluzione insieme sulle possibilità, su cosa anche voi potreste metterci a disposizione in questo progetto che noi abbiamo stilato, insomma, abbiamo pensato. Una cosa importante che come gruppo di lavoro abbiamo fatto è che non vogliamo essere i soliti che vengono qui a lamentarsi, voi non ci date questo, voi non ci date quest'altro, ma abbiamo preso come risorsa quello che abbiamo già nel quartiere, quindi quello che sono le risorse umane del quartiere, quindi partiamo da ciò che già c'è. Quindi no, basta pensare solo al negativo, ma pensiamo al positivo. E quindi siamo partiti proprio dal grosso numero di bambini presenti nel quartiere. Sicuramente come istituzioni già questo lo sapete, che ci sono tanti bambini nel quartiere Paolo VI. E quindi proprio partendo da loro, il nostro progetto denominato Strada Facendo, tutto attaccato, parte proprio da vuole mirare come obiettivo finale, ma non solo, la sensibilizzazione di una civiltà e quello che può essere il recupero e anche il riappropriarsi di alcuni spazi. Quindi sicuramente quello che chiediamo al comune, se fosse possibile avere proprio in tutela alcuni spazi del quartiere, quindi da dare a questi gruppi genitoriali che si possono prendere cura, perché attraverso laboratori di recupero dell'arte e lavoro, quindi andremo a coinvolgere, speriamo, persone che... Il sindaco purtroppo deve entrare nel Consiglio Comunale, ringrazia... No, un attimo.
prego, prego. Potete andare e vengono i cittadini. Prego. Qua dovevi dire che lo ringrazio per la sua sensibilità, conosci, cioè devi prima quando vai da quelli devi dire la ringrazio per la conosciamo la sua sensibilità, il problema, cose varie, con il principio di sussidiarietà, eh? Vogliamo venire, no, cerchiamo di allora già e cominci a dire abbiamo visto le carenze, eh? Io lo so, andare di buttare il fumo, io sono diventata diplomatica perché devo fare lo stesso quello che dico io. No, non ce ne siamo. Vabbè, stiamo imparando pure. Ok, allora voi siete due cittadini. Ok, qui sono due cittadini del no, lei non c'entra più, se si vede non c'entra più. Allora, noi abbiamo elaborato un progetto e alcuni di noi sono andati dal sindaco a presentare questo progetto. Questo progetto si chiama A partire dal basso, cioè strada facendo, a partire dal basso è il nostro progetto, strada facendo, e ci siamo accorti che molte cose possiamo anche, chiedendo a voi la collaborazione, migliorarle. Allora, si chiede, naturalmente sono tanti i motivi per cui vi chiediamo anche aiuto, e si è notato il randagismo, tutte queste cose qui, l'abbandono dell'ambiente, ecco, soprattutto cercare di educare i figli al rispetto delle cose, dell'ambiente. Però non possiamo chiedere tutto al sindaco e dall'alto, vogliamo chiedere a voi la collaborazione. Collaborazione vuol dire che voi verrete coinvolte su dei piccoli progetti di collaborazione, per esempio attenzione alle cose, fare per esempio dei mestieri, recuperare dei mestieri che prima si facevano, oggi non si fanno più per tanti motivi, perché sono diventate anziane le persone, non ne hanno più voglia, però possono poi insegnarlo ai figli. Alle mamme si chiede, le vediamo come il pilastro della famiglia, le vediamo più come donne collaborative, donne che si dedicano soprattutto alla famiglia. Quindi vi chiediamo aiuto in questo. Sì, il nostro progetto ha questo obiettivo, quindi chiediamo collaborazione attraverso il lavoro di rete, quindi siete un po' tutti coinvolti in maniera volontaria, chi vuole mette a disposizione le proprie capacità per gli altri in maniera gratuita, e niente, penso che sia questo l'obiettivo. Cosa facciamo realmente, cioè cosa vogliamo fare? Prendiamo uno spazio verde, lo tra virgolette puliamo e semmai impariamo a piantarci qualcosa, dunque a capire anche l'importanza delle piante, a che cosa servono, possiamo utilizzare i fiori per fare una marea di attività, composizioni, insomma varie altre attività legate chiaramente proprio all'agricoltura. A livello pratico, dunque prendiamo il terreno, lo coltiviamo, lo facciamo fare ai bambini con l'aiuto chiaramente dei genitori, poi ci dedichiamo all'arredo proprio, dunque andiamo a costruire proprio delle panchine, andiamo a costruire dei tavolini, cioè ritorno anche all'artigianato, queste sono le attività che vogliamo svolgere, che poi serviranno a voi in futuro per fare anche qualche piccolo mestiere chiaramente a pagamento, dunque sistemare qualcosa, utilizzare anche le piante per tante cose, no? Poter vendere anche delle piccole composizioni che impareremo a fare, questo proprio a livello pratico. Vi piace? Siete contenti? Non è necessario perché questo. Erano solo due parole riguardo a mettere insieme la famiglia e quindi a riportare in un luogo, comunque in un'attività laboratoriale o quella che sia,
il gruppo familiare. Non a caso mi sto rendendo conto ultimamente, e diciamo siamo in una realtà qui vicina, dove il genitore non cerca altro che un posto dove andare, diciamo che è brutto dire, però, ma dove andare a scaricare o demandare ad altri quello che è proprio, anche l'educazione. Vedo è proprio questo, cioè quello di riuscire a, cioè ci deve essere.